Gli operatori sanitari, noi come sai, noi ci occupiamo soprattutto di loro e si fa, adesso dovrebbero esserci gli incentivi che il governo ha stanziato nel DL Rilancio, ma insomma loro, si aspe... noi, cioè, loro ci hanno sempre detto ci dite eroi, ma noi in realtà volevamo solo fare il nostro lavoro, però sono purtroppo mancati i dispositivi di sicurezza. Lei, secondo lei perché? Cosa è successo? Cosa è andato storto? Qui c'è stato un grosso problema sul quale bisognerà indagare, probabilmente ci sarà la necessità di una commissione d'inchiesta. Certo, questo non è il momento delle polemiche, dobbiamo completare questa fase emergenziale, ma certamente qualcosa non ha funzionato. Io credo che siano essenzialmente due le cose che non sono andate bene. Innanzitutto i ritardi nell'erogazione, come dicevo prima, nella distribuzione dei dispositivi di protezione individuali. Perché? Perché il nostro paese si è trovato impreparato, noi non abbiamo investito in questo segmento, in questo settore, non c'erano fino a qualche settimana fa aziende che li producessero. E il secondo motivo sono i ritardi che però abbiamo pagato caro perché migliaia di contagiati, medici, infermieri, medici di medicina generale, centinaia di morti. Probabilmente noi li chiamiamo eroi, forse troppo superficialmente. Come lei diceva, avrebbero semplicemente voluto fare bene il proprio lavoro, stare accanto ai malati. Adesso dobbiamo dare delle risposte. Queste risposte vanno nella direzione della corretta erogazione di tutte i dispositivi di protezione individuali. Il nostro paese deve diventare competitivo rispetto a tanti altri, in modo particolare la Cina, e deve fare presto e soprattutto deve fare bene. Senta, Italia Viva ha annunciato una scossa, diciamo, all'economia in generale, un po' al sistema paese che deve ripartire, insomma, ci aspettano mesi difficili. Ma anche nella sanità c'è qualcosa magari che è in programma? Io dico sempre che c'è bisogno sul fronte dell'economia, così come Italia Viva ha bene fatto in queste settimane a rimarcarlo, a sottolinearlo, di un forte piano shock per rilanciare tutti i cantieri e quindi anche lo sviluppo occupazionale del nostro paese. C'è bisogno però di un piano shock anche per la sanità in Italia, c'è bisogno di un piano shock. Io penso che ad esempio la prima cosa che noi dovremmo mettere in campo è quello di un grande big data sanitario, collegare tutte quelle che sono le eccellenze del nostro paese, così da ridurre il gap che spesso esiste non soltanto in tante regioni d'Italia, penso alle regioni del sud rispetto alle regioni del nord, che ad esempio ancora attualmente nel riparto delle risorse nazionali continuano a ricevere di meno, ma anche la possibilità di accorciare le distanze, ad esempio fra le strutture e il paziente. Basterebbe un semplice click per poter annullare questo enorme divario che attualmente esiste. Bisogna investire molto in tecnologie ed infrastrutture. Per farlo ovviamente c'è bisogno di maggiore liquidità. Ecco perché dico che c'è bisogno di un piano shock sul fronte dell'economia, ma c'è bisogno di un piano shock per la sanità. Il nostro sistema sanitario, che è equo, universale, gratuito, ha retto bene alla prova dell'emergenza, della pandemia, ma bisogna fare molto di più. Ecco, una battuta sulla sua regione, la Campania. Qualche analista, insomma, temeva il peggio, invece alla fine è stata una delle regioni a reggere meglio, ha mostrato tra l'altro centri di eccellenza notevole come Cotugno e altri, e alla fine, insomma, i contagi per ora sono sotto controllo, insomma. La Campania ha dato una doppia prova di efficienza. Intanto tutti i cittadini hanno dimostrato grande senso di responsabilità. Qualcuno pensava che probabilmente questo non ci sarebbe stato, invece c'è stato ed è stato anche manifesto. E poi abbiamo avuto, innegabile, non rimarcarlo, una linea di comando chiara, forte. Il presidente della nostra regione ha cercato sempre di dare messaggi univoci che non lasciassero spazio a facili interpretazioni, contrariamente a quanto avvenuto sul piano nazionale con i diversi DPCM, quindi regole e codicilli che molto spesso si sono dovuti interpretare. Questo ha aiutato molto nella gestione, così come ha aiutato molto nella gestione il fatto che la nostra sanità, che è uscita
dopo anni e anni di commissariamento è ritornata di investire in infrastrutture, in tecnologie. Abbiamo delle eccellenze, penso a Cotugno, come lei ricordava, la cura del professor Ascierto, che una televisione inglese ha ripreso e che ormai è diventata una cura mondiale così importante nella lotta al Covid. Insomma, esempi di buona sanità, di best practice che effettivamente fanno parte, sono parte integrante della nostra regione, che certamente continuerà in questa direzione.